Cresciuto all'Udinese, in Serie A da giovanissimo, Martin Palumbo, centrocampista della Juventus Under 23, nelle 5 curiosità di Juventus News 24. Doppio passaporto. Palumbo nasce a Bergen, in Norvegia, il 5 marzo 2002, da madre norvegese e padre italiano. Muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nel Monfalcone, in provincia di Gorizia. Trampolino di lancio per il passaggio all'Udinese. Passo dopo passo, i colori bianconeri, possiamo dirlo, li ha tatuati sulla pelle. Udinese prima, Juve poi. In Friuli si mette in mostra nel settore giovanile. Due tappe essenziali. L'Under 17, nella stagione 2018-2019, in cui colleziona 17 presenze e 4 reti. E l'anno successivo, in primavera, con 12 apparizioni che non passano inosservate in prima squadra. Il sogno si avvera. Il 2 agosto 2020, a 18 anni, Palumbo debutta in Serie A con l'Udinese, nel match vinto per 1-0 contro Sassuolo. Un minuto nel finale, quanto basta per archiviare il primo gettone nella massima serie. La svolta, 7 apparizioni e 3 reti in Under 19 nel 2020-2021, impreziosite da 3 gettoni con i big di Luca Gotti, segnano il biglietto da visita per il passaggio alla Juventus. Il club torinese ufficializza il suo acquisto nell'estate del 2021, aggregandolo inizialmente nella formazione Under 23 di Lamberto Zauli. Sulle orme di Palumbo cresce con il mito di Diego Armando Maradona. La leggenda argentina è un modello di ispirazione per il classe 2002, così come Andrea Pirlo, vista la medesima posizione sul rettangolo di gioco. Martin Palumbo. Tecnica, velocità di esecuzione e visione di gioco. Diteci con un commento cosa ne pensate del centrocampista della Juventus Under 23, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace alla nostra pagina Facebook.